Cause sono molteplici, purtroppo sono dovute sia al tumore stesso che a un'attività protrombogena di sua natura, sia alla chemioterapia molto spesso associata al tumore. È certo che entrambi determinano un maggior rischio di eventi trombotici, anche di 4-7 volte rispetto al paziente non neoplastico. Ed è interessante notare, per esempio, che le stesse trombosi venose occulte o quantomeno idiopatiche, cioè di causa non nota, poi si scoprono che sono dovute, per esempio, alla neoplasia. Quindi l'attenzione deve essere massima in questo caso, e il rischio purtroppo non è soltanto di aumento di embolie e di eventi trombotici, ma anche di eventi emorragici. Le criticità nella terapia anticoagulante sono comunque presenti in tutti i pazienti, e non per quanto riguarda i nuovi anticoagulanti, perché se per paziente critico, anziano, con comorbidità, intendiamo soprattutto quella che più determina il rischio di alterazione dell'efficacia, cioè il metabolismo evidentemente renale ed epatico, allora dobbiamo renderci conto che ci sono delle molecole che chiaramente devono essere utilizzate a secondo della loro escrezione renale. Questo è l'unico principio da considerare con attenzione. E quindi dosare il farmaco a secondo delle linee guida che oggi sono ben disponibili e che ci tranquillizzano molto sull'efficacia e sulla sicurezza di questi nuovi farmaci in caso di insufficienza renale, che poi è veramente il motivo principale di attenzione. Il problema delle interazioni tra farmaci è un problema noto ed è importante. Certamente è molto più importante con le vecchie molecole anticoagulanti, come per esempio con il warfarin, l'inibitore della vitamina K, che interagiscono tantissimo con molti farmaci e con molti alimenti, molti regimi alimentari. Le nuove molecole sono molto più tranquille, hanno interazioni molto ridotte e circoscritte, e da questo punto di vista nell'ambito degli stessi anticoagulanti orali di nuova generazione, devo dire che ci sono quelli che hanno un profilo ancora più, diciamo, più sicuro. Per esempio l'edoxaban è una molecola che interagisce molto poco con i siti di metabolismo principali, e per cui diciamo che non rappresenta un problema. È chiaro che bisogna conoscere i farmaci anche dal punto di vista del farmaco specifico antineoplastico, che potrebbe essere un motivo di attenzione, visto che il paziente fa terapia anticoagulante e terapia antineoplastica. Anche da quel punto di vista le nuove molecole interagiscono molto meno e quindi sono più sicure.